Mentre faccio backup dei backup, è giunto finalmente il momento di dedicarci a un po' di elettronica. Basta tubi che scoppiano, basta lavastoviglie bastarde, basta cazzi in quel posto lì. Adesso finalmente torniamo a dedicarci all'elettronica delle cose vecchie. Lì c'era una borsa di cagate, il contenuto è questo. E abbiamo 4 radio, sì, perché anche questa è una radio, e la vedremo. E 2 sono delle cagate cinesi senza alcun senso, prive di pile, batterie o altro, e quindi penso che non perderò tempo con questa Taurus AM/FM Portable Radio con comodissima maniglia, vedete, posso portarmela in giro. Oppure questa Tech One, che sembra tecnologica, è pesante, forse questa ha le batterie, vediamo. Sì. Ha evidentemente qualche problema. Beh, funziona. Con il trasmettitore in AM, e questa qua prende. Beh, non male. Non capisco la sintonia, ma comunque questa finirà nello scaffale qui, giusto come radio di emergenza, in caso di emergenza. C'è già una radio qui, ma ne metterò un'altra qui. Ecco, vaffanculo, e già 2 ce ne siamo tolte dal cazzo. Questa qua probabilmente la smonterò per recuperare il circuito per un progetto che prima o poi realizzerò, ma per adesso la mettiamo. Dove cazzo la mettiamo? La smontiamo e via, la smontiamo direttamente. E smontiamo questa radio, dotiamoci di occhiali di vario tipo e smontiamo questa radio. Viti a croce, radio cinese moderna, priva di alcun valore e significato, priva di senso. Ci sono delle viti autofilettanti per plastica, molto lunghe. Vediamo se anche questa è così lunga. Beh, 4 viti uguali. Ed ecco che la radio si apre. Questa antenna potrebbe in teoria venire fuori. Ho già strappato un filo. Positivo giallo, negativo nero. Antenna rosso, vaffanculo. Ed è una classica radio col chip TDA, no, TA2003. TA2003, interessante. Quindi è circuiti integrati, molto recente, 2 altoparlantini. Io dubito che questa radio sia stereo, infatti gli altoparlanti sono esattamente tra di loro in parallelo tramite questi fili verdi, quindi col cazzo che è stereo. Ora io shipperò il circuito e lo terrò per questo futuro progetto in cui io vorrei realizzare una specie di sintetizzatore audio composto però solamente di radio, quindi un radio sintetizzatore. Dovrei fare un abortone di box contenente, vedete, l'uscita audio è solo una che io estraggo con violenza. Dicevo che vorrei fare un sintetizzatore, un box di legno con tante manopoline come questa di sintonia, con dentro diverse radio. Guardate che bell'antennino, carino. Questo lo mettiamo qua e ogni radio si può sintonizzare su un cazzo diverso. Oh, il positivo andava qua e glielo devo segnare.
E come può essere che il positivo andava qua? Ah, strano, andava su. Devo segnare. Insomma, voglio fare un synth composto di sole radio. Perché? Non lo so. Perché mi gira così, mi girano i coglioni in questo modo. Questo rosso era l'antenna. Antenna, va bene. E questo lo conserviamo. Questa è plastica del cazzo, c'è l'antennina che prenderemo, se riusciamo con delicatezza. Ecco fatto, con molta delicatezza. E questo va nel RAE. E prepariamo un bustone di RAE. Ecco qua. Bustone di RAE. Adesso possiamo dedicarci le viti, le mettiamo da parte, l'antennino non si sa mai, questo circuitino se deve andare a fare in culo. Possiamo dedicarci a questa, che è una Voxon Zephyr 4 Pirlo, c'è un Pirlo qui, vedete, è la Zephyr 4 Pirlo All Transistor, che ha questa base strana che si può con una certa violenza estrarre e la radio diventa gotowi in questo modo, anale, perché in teoria dovrebbe avere delle batterie ricaricabili. Questo è un alimentatore con queste lingue che si ficcano, e qua c'è un selettore di tensione da 110 a 220, io suppongo, che non muoverò, e questo potrebbe essere l'alimentatore per questa radio. Ma io l'ultima volta che l'ho accesa con questo alimentatore per provarla al volo, quando me l'hanno data, è successa la tragedy, la full tragedy bingo è successo. E infatti ecco, vedo che ci sono delle batterie all'interno, c'è un pacco batterie che potrebbe, porco d***, potrebbero essere ricaricabili, ma queste non lo erano. E immagino che siano tutte completamente scariche, perché quando ho collegato questo, lui si è messo a scaldare un sacco. E quindi probabilmente io ho fritto le batterie. E quindi adesso la proviamo senza le batterie, così. Soprattutto proviamo a capire come si ficca stu cazzi coso. E forse ha un senso della vita. Mi sembra che il senso sia solo questo. Più in giù non va, quindi questo si deve chiudere. Infatti, ecco, ci vuole la violenza, l'odio, come sempre l'odio. E a questo punto io senza le batterie dovrei poterla accendere. Vediamo. Quindi io questo glielo ficco qui. E ficchiamo la spina. E non succede niente. E forse devo farlo così. E si è accesa una luce però, vedete? C'è una lampadina che si accende. Bellissimo. Funziona anche questa. Senza mani. Fantastico. Quattro armoniche questo trasmettitore. Una qui, una qua e basta. Quindi quattro armoniche mi emette. Io non so dove cazzo è la sintonia vera di sto coso, ma qua si sente molto bene. Molto bene.
Quindi io dichiaro questa radio così com'è, funzionante, me ne sbatto di metterci le mani, perché squadra che vince non si cambia. E quindi funziona, c'è anche una lampadina qui, ma io perché non riesco mai a mettere le inquadrature in modo da farvi vedere le cose? Perché sono così coglione? Io non lo so. Made in Italy. Questa radio è Made in Italy. Con il suo caricabatterie, io qui ho della tensione continua che alimenta questa radio, che può andare anche a pile. Molto bello, molto bello. Zephyr 4 cazzi all transistor. Vedete, 4 cazzi. Non abbiamo altre stazioni a quest'ora. Anche se qualcosa arriva però, eh. L'antenna AM è direzionale, quindi in base a come inclinate la radio voi potete o non potete ricevere alcune stazioni. Ecco perché la giro. It's time for more tales from the West Virginia hills. In tonight's thrilling story, Sideshow Snallygaster. Billy Harding and his dad. The most dreaded science fiction. Beh, direi fantastica. Penso che gli darò una pulita e va bene così. Questa radio è perfetta. Do un'occhiata alle batterie. Capire se effettivamente sono morte, come temo, come so, come penso. 1 e 4, 1 e 6, 1 e 6, 1 e 4, 1 e 4 e 1 e 6. In realtà queste batterie sembrano buone, io le proverò, vediamo se ci riesco. Da notare, la vite è fatta per essere aperta con una moneta per poter cambiare le batterie. Comunque l'interno è molto bella, non ho toccato niente, non ho cambiato nessun condensatore e guardate che meraviglia. C'è un condensatore variabile di quelli di una volta. Qua ci sono condensatori che forse potrebbero avere qualche problema. Diciamo che la radio probabilmente si può migliorare facendo un'operazione di recap. Vedo che c'è un jack qui, un Giacomo, chissà che cos'è, se c'è scritto, ma non c'è scritto nulla. Non compiere alcuna operazione sull'apparecchio senza aver letto attentamente il contenuto del libretto di istruzioni. Noi non ce l'abbiamo il libretto di istruzioni. Qui bisogna sostituire gli elementi esauriti. Sostituire gli elementi esauriti. Ah, questa musica però mi rompe il cazzo, eh. La radio del Giappone, copyright merda. Affanculo. Ecco, abbassati lì. Ok. Vediamo cosa dice qua. Avvertenza importante. Bisogna ravvivare la superficie metallica delle estremità negative e positive. Quindi adesso noi la ravviveremo. Vediamo come fare. Se riuscissi ad aprire questa merda. Fanculo, bastardo. Ravviviamo. Forza, sveglia, ravvivi, vivi, forza. Opla, opla, ravviviamo. Ecco, speriamo che basti. Allora, mettere queste pile è difficile perché sono durissime e quindi tendono ovviamente a saltare via. Ecco, se io mollo qua, queste saltano, mi saltano in faccia. Allora, questo glielo rimetto, vediamo se riesco a... Ok, e ora vediamo se si accende così. Ah, ma qua c'è anche uno switch. Ah, vedete? C'è uno switch. Questa levetta che fa contatto qua. Quindi probabilmente questa è un'uscita per le cuffie.
Bene, quante cose si scoprono. Adesso accendiamo però. E non si sente un cazzo. Come mai? Come mai? Qual è la motivazione di tutto ciò? Vediamo che tensione gli arriva qui. Se le pile mi danno tensione a vuoto, ma... momento... ah, ecco! Un falso contatto qua. C'è questo pirlo. Vedete? C'è questo contatto. Questo contatto, che se io lo muovo, vedete, non fa contatto. È questo che devo ravvivare adesso. Perché ci passa dentro questo e lui si apre. Ok, e questo si può sistemare facilmente con la carta vetro. Io prendo un po' di questa. E non succede assolutamente un cazzo. Ah, ma perché qua c'è una vite da stringere. Vediamo se riesco a stringere questa vitina. No. Porco. Ecco, vedete che si è aperto questo porco coso? Vedete? Porco. Devo impedire l'esplosione delle batterie, quindi userò del Kapton tape, esagerando. Perché sono una persona che ama la tecnologia. E questa è tecnologia. E quindi io ci metto il Kapton tape e vaffanculo. Ora vediamo se lo spray pulisce i contatti. Qualcosa fa. Ok. Affanculo. Ovviamente è finita la batteria mentre io parlavo, quindi non so a che punto era arrivato. Fatto sta che ho pulito i contatti e qui adesso funziona. Però se io lo collego qua, lui mi scalda le batterie. E non è proprio una bella cosa. Che se io adesso lo attacco qua, lui... ah, però lui non sta funzionando più. Perché si è scollegato, vediamo. Mentre se lo tolgo, si accende. Attenzione. Quindi vediamo cosa succede se adesso glielo ficco. Ah, ecco. Perché così... vediamo cosa succede. Io non lo so. Qua non sta scaldando più. Forse se spengo così... forse era quel contatto che non contattava. Vediamo smontando. Vediamo se sta cosa è progettata bene. Quindi io glielo ficco. Così. Qua sembra che sotto non tocchi, ma sopra sì. Se accendo così, che cosa accade? Accade che io qua ho circa 9 volt, ma i 9 volt non ce li ho qua, e invece sì. Quindi accade che io sto dando 9 volt anche al pacco batterie, e questo è strano. È strano. Sì, allora praticamente succede che io in questo momento non ho tensione e c'ho 9 volt qua, ma non ho 9 volt all'alimentazione della batteria. E io quando ficco questo oggetto, lui si alimenta tramite questa linguetta, ma questo dovrebbe essere scollegato. C'è un problema. È un problema che riguarda questo. Questo, quando io ficco questo qui, lui non dovrebbe toccare questa.
quindi non dovrebbe alimentarmi le batterie, non deve farlo, non lo deve fare, perché questa linguetta sale sulla plastica, vedete che c'è il segno sulla plastica qui, quindi sale su e tocca solo quella di sopra, ma dovrebbe essere sollevata da quella di sotto in modo da sganciare il pacco batterie, e invece io provo che, a meno che non stia misurando la tensione delle batterie perché sono un coglione senza anima, e probabilmente è proprio così, io sono un coglione senza anima perché sto misurando la tensione delle batterie. Quello che mi interessa sapere è se c'è un contatto elettrico tra questo, che è l'alimentazione, e questo, che è il pacco batterie. E in effetti non c'è, perché in questo momento sono scollegato qui. Ma se io ficco, lui ora sta funzionando, perché questa linguetta sta facendo contatto. Ma se io ficco, il contatto si alza. Ecco, e quindi il pacco batterie in questo momento è scollegato. Se io ficco qua e accendo, in questo momento sto alimentando tramite lui, ma il pacco batterie, come vedete, è disconnesso. Sta funzionando molto bene. Metti a fuoco, cane. Quindi devo fare sì che questa linguetta metallica dove c'è la saldatura non si muova, perché tende un po' a muoversi, vedete? Quindi se questa si alza va a toccare l'alimentazione che gli arriva dall'alimentatore, e quindi do alimentazione alle batterie, che se non sono batterie ricaricabili poi mi scoppiano, mi va acido dappertutto. Quindi proverò a dargli un punto di colla e magari così la situazione va come deve andare, a posto. Un goccino di attack per tenere questa parte di sotto fissa. Nel frattempo ho scoperto che questo è un controllo dei toni. Almeno così sembra. E per il resto qua non c'è scritto nulla su questo Giacomo, su questo Jack. Non c'è proprio scritto niente. Ma neanche nel mobile c'è scritto nulla. E-A, qui c'è E-A. E-A, va bene, questo è un comando E-A. Ora aspettiamo ancora che l'attack si asciughi e dopodiché la possiamo richiudere e darla per buona. Io gli lascio le batterie perché a quanto pare qua sta funzionando. Sono curioso di vedere come è fatto all'interno questo alimentatore. Vediamo se riesco a stare nell'inquadratura. Mentre io, da perfetto coglione, mi sono tolto il cacciavite. Ci sono due viti piatte. Anzi, tre, ora ne vedo anche un'altra. Scatola, immagino, di bachelite. E apriamo. C'è sicuramente un'orribilità. Allora, abbiamo un trasformatore, un raddrizzatore al selenio, che non è andato a fuoco, quindi va bene. Della spugna che crumbla, come vedete la spugna si sta crumblando. Abbiamo un elettrolitico, e io l'elettrolitico, sinceramente, mentre sono qui, io lo cambierei, perché già lo vedo scoppiato qui. Sì. Allora, questo elettrolitico, facciamo la seguente, lo fidelcastriamo da qua. Ecco. E poi qua abbiamo il positivo. E infatti questo positivo, come vedete, è già esploso. Vedete? Explosm, qui. È esploso l'orrore ed è uscito l'orribilità. Ed è un condensatore da 1500 microfarad 15 volt. Facilissimo da sostituire. Ok, non vi ho tediato con una saldatura del cazzo, insomma, ho messo dentro questo e vaffanculo. Non mi interessa mantenere
l'originalità di questo condensatore che fa cagare, e tra l'altro non si vede perché è nascosto, quindi non me ne frega assolutamente un cazzo di niente. L'ho sostituito perché così va fatto. Ora tolgo lo schifo qui di questa spugna marcia. In realtà mi sono già rotto il cazzo, quindi penso che non lo farò. Dovete sapere che il cazzo si frange con una certa facilità. Ecco fatto. E ora possiamo richiudere. E siamo sicuri che non scoppierà nulla, sempre se resisterà il nostro raddrizzatore al selenio, perché a volte falliscono anche loro e fanno una puzza del diavolo, e casomai poi ci penseremo. Per adesso lui funziona. È il momento di richiudere. Ok, abbiamo richiuso, lui è a posto così. Qui abbiamo il nostro pacco batterie che rimettiamo in sede con il nastro anti-esplosione. E non entra. Perché? Perché sono un coglione, perché sto mettendo al contrario. Ok. Perfetto. La radio funziona. Ora spegniamo. E possiamo rimettere il di dietro. Anzi, prima verificherei che effettivamente... Ora, se lo metto dovrebbe spegnersi. E infatti si spegne. Ma se stacco qua, stessa cosa, lui si spegne. Ma se accendo qua e accendo qui, non funziona un cazzo. Ah, ecco, funziona. Ok, falsi contatti, ma anche sti cazzi, Spengo, stacco, estraggo e funziona con le pile. Perfetto. Questa è una tacca qui, si ficca qui e poi si chiude. E abbiamo anche scoperto come richiuderla senza bestemmiare, senza effettuare le bestemmie. E abbiamo il nostro sistema radio con alimentatore esterno. Fantastico. Ora io metto qua e lei si spegne. Poi accendo qui. Si accende la lucina e funziona. Perfetto. Questa la posso staccare. E la posso staccare da qua. Bene. Io direi che questa la guardiamo in un prossimo video, perché già abbiamo fatto tanto con essa. Essa funziona. Il suo alimentatore funziona. Sono contento perché è molto bella. E quindi vi saluto. Vi saluto con l'altra mano.